Che vi dicevo, era vero, una versione così di I've Got You Under My Skin non l'avevate mai vista né sentita. Solo i Muppets. A proposito, mi riallaccio alla notizia del TG, i Muppets non hanno nulla a che vedere con il furto del biscotto d'oro. No, no. Signori, grazie, grazie veramente dal vostro Carletto qui sul canale 110 di Tele Radio Sud. Siamo sempre a portare in auge le nostre passioni, musica, cinema e libri. Anche l'undicesima puntata è bella e volata via. Quando ti diverti il tempo passa sempre super veloce, altro che macchina del tempo. Chi si fosse perso la puntata deve sapere che si è perso il libro, il nuovo romanzo di Wilbur Smith, Vendetta di sangue, e poi 5 film in uscita tutti domani 7 febbraio 2013 nelle sale cinematografiche italiane, a cominciare dalla regista Catherine Bigelow con il suo Zero Dark Thirty, che concorre alla statuetta, l'Oscar, sì, proprio così, e poi Warm Bodies, questa divertente storia dei zombie innamorati, e poi la saga di Russell Crowe, sindaco corrotto in una New York veramente cupa, e poi la storia di questi uccelli nella riserva del Sudafrica, Zambesia, e poi ancora l'ultimo toccato dal Carletto Show, il nuovo film per Fabio Volo, divertente, Studio Illegale. Le nuove proposte video, abbiamo toccato un pochino i video attuali, le presenze nell'Hit Parade, ma anche i salti indietro nel tempo con le nostre rubrichette. Il TG di Carletto con le notizie che più strane non si può, e ovviamente non ultima la House Zone del Fido DJ Discoman. L'appuntamento è sempre e solo qui su Teleradio Sud per la prossima puntata, la prossima settimana. Ovviamente un grazie a tutta l'equipe tecnica capeggiata da John Marciano, un grazie anche a chi cliccherà sulla pagina Facebook di Carletto o sul canale YouTube Carletto Romeo. Grazie, alla prossima settimana. C'era una volta. C'era una volta. 6 febbraio 1778 vengono firmati i trattati di alleanza e commercio tra Francia e Stati Uniti, primo riconoscimento ufficiale della neonata nazione americana. 6 febbraio 1822 l'imperatore d'Austria Francesco I commuta la pena di morte al carcere duro per i reclusi Piero Maroncelli e Silvio Pellico. 6 febbraio 1959 a Cape Canaveral in Florida viene effettuato il primo lancio dei missili Titan. 6 febbraio 1989 spopola in tutto il mondo una band australiana, il suo frontman è una favolosa canzone, In Excess, con pianto Michael Hutchins e Need You Tonight. Il Carletto Show è qui la prossima settimana.